appunto il principio deve essere quello di vasi comunicanti, tot ne entrano, tot devono uscire. Alleggerire i numeri degli arrivi di migranti in Friuli Venezia Giulia sia attraverso una velocizzazione dei trasferimenti in altri territori, sia attraverso l'apertura di un hotspot che consenta di effettuare le procedure di identificazione e, se possibile, il rimpatrio immediato. Sono questi a grandi linee i risultati emersi ieri dal confronto in prefettura a cui hanno preso parte il commissario nazionale per l'emergenza immigrazione Valerio Valenti, già prefetto di Trieste, i prefetti di Trieste, Udine, Gorizia e Pordenone, il presidente della regione Massimiliano Fedriga e l'assessore regionale all'immigrazione Pierpaolo Roberti. Diciamo, il dato che emerge oggi è sicuramente, almeno dal mio punto di vista, l'assimilazione del Friuli Venezia Giulia un po' alle altre regioni che subiscono l'impatto del flusso migratorio, Sicilia e Calabria in particolare. Dal tavolo non sono emerse indicazioni precise sul luogo che sarà convertito in hotspot, che non risulta peraltro di facile individuazione. Dovrebbe essere una struttura medio-piccola che possa ospitare al massimo 300 persone. Trieste potrebbe essere il luogo prescelto, stanti i numeri registrati, ma non è così scontato. Nei primi 4 mesi del 2023 i rintracci sono stati 5.909 in Friuli Venezia Giulia. Nello stesso periodo dello scorso anno erano stati 2.161. A Trieste fra gennaio ed aprile sono stati 3.491. Nel primo quadrimestre del 2022 erano stati 802. Numeri importanti che rischiano di mettere a rischio la tenuta del nostro sistema e quindi la creazione di un hotspot che possa fare da polmone per chi arriva irregolarmente, per essere messo nello spot e poi smistato in altri territori lontani dal Friuli Venezia Giulia, è una misura che può mantenere costante e non rischiare ogni volta di avere ingressi importanti da dover gestire sul territorio regionale.